Buonasera, ben ritrovati su Sportello Reclami. siamo ad Arezzo, siamo in via Nettuno, in zona Pescaiola, alle nostre spalle la ferrovia, la ferrovia che da Arezzo conduce verso Firenze e siamo qui eh, per una segnalazione che è stata fatta dal signor Tiziano Torroni, che è con noi questa sera, in merito all'utilizzo improprio del sottopasso che sta alle nostre spalle. Sì, è eh niente, qui tutti i giorni passa un sacco di motorini e qui non ci dovrebbero passare, basta metterci un, un qualcosa lì per non far passare solamente le biciclette, perché questo è un sottopasso solamente per i ciclabili e le pedoni, basta. Tra l'altro purtroppo, come documentano le immagini di Giuliano Sodi, Purtroppo, ripeto, come succede spesso nella nostra città, eh, le condizioni in cui sta sottopasso, non dalla parte dove ci troviamo noi ora, ma dall'altro in bocco, insomma, lasciano abbastanza a desiderare dal punto di vista della manutenzione. Per cui è chiaro che qui c'è un problema generale, un problema generalizzato di sicurezza degli utenti. Eh, il signor Tiziano, però, non si, è, non si limita a parlare di questa cosa, ha anche fatto qualche passo, ha fatto delle segnalazioni. Sì, sono andato dai vigili, dai vigili di quartiere per segnalare questa, questa cosa, sono già più di due mesi e ancora non è successo niente. Siccome ci sono un sacco di bambini qui che giocano in bicicletta di qua e di là, è una strada che qui non ha sbocco, ma i motorini passano molto rapidi e è un pericolo anche per i bambini. Insomma, ecco. Risposte dall'amministrazione? Nessuna. Niente come, come sempre, noi paghiamo le tasse ma no, no, niente di ritorno. Alex ci è capitato tantissime volte in questi mesi, in questo ciclo di trasmissioni, di segnalare tanti problemi, di dar voce alle segnalazioni dei cittadini in merito a tanti e diversi problemi. E purtroppo ancora una volta giunti a questo, a questo punto di questo ciclo di trasmissioni dobbiamo lamentare oltre al problema il fatto che l'amministrazione o chi ha in carico determinate situazioni ad esse dovrebbe provvedere, purtroppo. Non fa niente, ma quello che dà più fastidio al cittadino non risponde nemmeno alla sua sollecitazione. Bene, Alex, da Via Nettuno ad Arezzo è tutto. Il servizio è molto chiaro. Come al solito le parole che ha usato il signor Tiziano, il nostro ospite di questa sera, e le immagini di Giuliano Sodi sono chiarissime. Una volta di più, speriamo che attraverso questa segnalazione e il servizio che tu invierai in prima persona a chi ha competenza e deve intervenire in questo tipo di situazioni, si possa sbloccare qualcosa o perlomeno che una volta tanto chi ha competenza, chi può, chi deve, abbia una parola da dire al cittadino. È tutto, arrivederci alla prossima puntata.